Ciao a tutti, questo è una sorta di piccolo telegiornale delle circoscrizioni di Trieste. Prima notizia, lunedì scorso si è tenuto un incontro, un'audizione con l'assessore Grilli. Vi ricordate qualche tempo fa, neanche tanto, forse 10 giorni, ci sono state diverse segnalazioni per quanto riguardava gruppi di baby gang, che anche a Trieste evidentemente stanno spopolando, alcune addirittura prese con dei piccoli coltelli a serramanico. Ecco, l'assessore Grilli ha garantito che sono in arrivo dei fondi da parte del Friuli Venezia Giulia per iniziare un programma di avvicinamento a questi ragazzi, una sorta di educatori di strada. La speranza che non siano i classici educatori di strada, ma che siano persone in grado di attirare veramente i ragazzi ed evitare che facciano bullismo agli altri ragazzi loro coetanei. Seconda notizia. Il Consiglio riceverà a breve una bella mozione da parte della consigliera Fabris, cioè la sottoscritta, in merito all'ennesimo spandimento del giardino Orlandini. Ecco, adesso c'è un nuovo torrente creato a Trieste, lo chiameremo Orlandini, credo. Infatti dal fianco del giardino lato via Zorutti, di fronte alla fontana, si è creata una risorgiva. E c'era già nel 2020, l'intervento della CEGAS è arrivato dopo oltre un anno, ma a quanto pare è stato semplicemente un palliativo perché il fiume è tornato. A questo punto speriamo che vengano presi nuovamente provvedimenti, perché sennò veramente, visto quello che costerà il riscaldamento e il fatto che probabilmente si geleranno le tubature, saremo costretti ad andare a prendere l'acqua alla fonte, cioè direttamente al giardino Orlandini. Terza notizia, c'è un grande problema e c'è del dramma alla piscina, ex piscina della Da Vinci. Che succede? Succede che vogliono trasformarlo in un auditorium, mentre il centrodestra della circoscrizione interessata, cioè la quinta circoscrizione, vuole che diventi nuovamente, anzi che torni ad essere una piscina. È chiusa, quella piscina è chiusa ormai da diverso tempo, però insomma rimetterla a posto magari costa meno che trasformarla in un auditorium. C'è da considerare però che il centro-sinistra, che invece vuole trasformarla evidentemente in un auditorium, è più interessata ad avere un ennesimo spazio per riunirsi, parlare, programmare, organizzare riunioni, perché sono tanto bravi a fare questo. Però quando si tratta di fare qualcosa per la comunità, che sia per esempio una piscina utilizzata dagli studenti, da associazioni, ma anche dai cittadini del rione, ecco che magicamente le cose non interessano più. Invece noi vogliamo la piscina, almeno sarebbe bello avere di nuovo una piscina a San Giacomo. E con questo chiudo per queste piccole brevi notizie da parte della circoscrizione. Se avete segnalazioni, non soltanto della quinta circoscrizione, ma anche di tutte le altre circoscrizioni, potete tranquillamente contattarmi. Lasciatemi pure una segnalazione qui sul link e vedrò insomma di segnalarle o quantomeno di informarmi col comune. Sono brava a rompere le scatole. E bene, questo è quanto. Questo è il primo di tanti appuntamenti. Speriamo. Tanti saluti dalla quinta circoscrizione di San Giacomo e Largo Barriera.